L'errore, secondo me, che commette la sinistra da sempre, e io la conosco bene la sinistra perché sono più anziano di lei, vengo dalla sinistra, ci ho vissuto, ci sono stato, è quello di pensare che la sinistra, gli italiani sono scemi e devono essere guidati. Lei, no, costruisce dei castelli in aria, no, prego, io lo so. Faccia. Se gli italiani hanno paura degli immigrati, se gli italiani non vogliono gli ussoli, ma perché la sinistra deve imporre agli italiani quello che... Cos'è la sinistra? No, vorrei capire, perché la sinistra si deve arrogare il diritto di decidere cosa è giusto per gli italiani? Ma guardi che lei sta costruendo un castello... No, io lo so, è la verità. Uno per volta, non ho interrotto. Gli italiani non lo vogliono. A parte che gli italiani sono su questo argomento, cioè, come su tanti argomenti, ha fatto soltanto una bandiera, come abbiamo fatto anche con la vitalizi, come ha fatto adesso con la storia delle leggi antifascismo. Noi si sta giocando soltanto, cercando di recuperare in termini elettorali tutto quello che ha perso in questi tre anni. Posso questa è la dire va bene, uomo di sinistra ritengo giusto e ritengo, come dire, un punto di civiltà come dire, necessario, quello di dire a un bambino che è nato in Italia, che va a scuola con i miei figli, che vanno alla scuola di Donato a Piazza Vittorio, quindi non sono uno di quelli che sta a Cavaglio, i miei figli vanno alla scuola di Donato, su questo che sta, Fassina non che sta a Piazza non Vittorio e hanno tanti compagni della loro classe elementare che vengono da tutto il mondo. Ma posso avere come obiettivo politico quello di dire che quei bambini possono diventare italiani a un certo punto o no? Ma non lo voglio imporre, voglio andare dagli italiani. Ha tutto il diritto di dirlo, ma sa dove si scontra il suo diritto? Sul fatto che non vengono riconosciuti i valori di questa, del paese in cui vogliono la cittadinanza. Ma che questo, cosa dice quei bambini? Sto parlando di bambini che vanno a scuola con i miei figli, che studiano sui stessi libri, che parlano in dialetto romano e che sono più italiani o quanti italiani quanti i miei figli. Ma italiani non è parlare romano. No, scusatemi. Lei, un bambino che nasce in Italia e va a scuola nelle classi italiane, che cos'è? Sì. Che cosa significa essere italiano secondo lei? Se un bambino essere che nasce in Italia... le leggi di questo paese. Ma le essere conosce i valori di questo paese. Ma le conosce... I valori! Cosa che lei fa finta di non sapere. Io bene, cosa ne pensa? Buono, Salvatore, abbi pazienza. Per favore, abbassiamo tutti quanti perché si sono capite le vostre posizioni che sono diverse. Però voglio dire... Onorevole Fassina, è chiarissimo quello che lei ha detto. No, ma però io accetto tutte le critiche del mondo, ma sulle posizioni che esprimo, non su dei concetti astratti che vengono... come luoghi comuni vengono buttati qua come se fossero però, la verità. Ma lei ha detto un sacco di banalità attribuendoli al sottoscritto che ha cercato di fare un discorso molto pragmatico. Ho parlato dei bambini che vanno a scuola con i miei figli, che credo siano sufficientemente integrati da poter meritare la cittadinanza italiana come ce l'hanno gli altri bambini con i quali vanno a scuola da 10 anni. Ma ci sono tutti gli integrati. Fermi, parli, fermo, Francia, fermo. Che no, basta. Se no inizio a urlare anch'io.